Nato in Sudafrica, ma Romano Doc è il protagonista di questa puntata di Vite da Campioni. Si chiama Angelo Gigli ed è l'ala della Virtus Roma all'Ottomatica. Naturalmente oggi parliamo di basket. Siamo al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano per raccontare la storia di Angelo Gigli della Virtus Basket Roma. Ciao Angelo. Ciao, buonasera, salve a tutti. Cominciamo dal tuo passato, quindi dalla prima volta che magari sei salito su un parquet per giocare a basket. Sì, diciamo che la passione per questo sport mi è venuta quando ero piccolino, mio papà mi ha portato a vedere una partita proprio della Virtus Roma, allora era la Burghi Roma. Purtroppo quel campionato non era andato benissimo, ma da lì, dalla prima volta che sono entrato nel Paleoro, mi sono subito innamorato di questo sport e poi ho cominciato con tutte le varie giovanili, mini basket, propaganda, tutto quanto e finalmente sono riuscito ad arrivare in Serie A. Quindi mi sembra di capire che sei anche tifoso di questa squadra. Sì, sono sempre stato tifoso, la passione come ho detto prima mi è nata vedendo una partita della Virtus Roma e grazie a Dio la passione non è mai andata via, mi diverto ancora oggi come quando ero piccolo e speriamo che duri. A dispetto del tuo nome e cognome completamente italiani, so che sei nato in Sudafrica. Sì, sono nato lì, le mie origini sono romane, ma i miei lavoravano lì, sono nato in Sudafrica vicino Durban. Ho vissuto lì solo 3 anni, purtroppo non mi ricordo niente, non sono mai riuscito a tornarci. Spero di fare un salto lì il prima possibile, ma purtroppo adesso con tra nazionale e squadra faccio un po' fatica, ma appena finirò di giocare sarà la prima cosa che farò. Io ho iniziato le giovanili a Roma, non nella Virtus, ma alla Fortivo Roma, un'altra società. Poi sono stato 5 anni a Reggio Emilia, ho fatto 3 anni di A2, 2 anni di A1, poi sono andato 2 anni a Benetton Treviso e poi questo è il terzo anno che sono a Roma e spero di rimanerci a lungo. Spiegare ai telespettatori il tuo ruolo? Sì, il mio ruolo è ala forte. L'ala forte è un giocatore abbastanza dinamico che gioca sia vicino che lontano da canestro, devi saper fare molte cose, devi saper giocare contro giocatori più grossi di te, contro giocatori più rapidi, quindi è un ruolo molto completo. Ogni volta l'allenatore ti chiede di fare una cosa diversa, quindi non è sempre facilissimo, però sicuramente è divertente e riesci a vedere i vari aspetti del gioco. Tu vanti anche le presenze in nazionale, te la ricordi la prima volta che hai vestito la maglia azzurra? Sì, la prima volta è stato il 19 dicembre del 2004 allo Star Game a Torino, abbiamo vinto contro una selezione dei migliori stranieri americani e adesso ormai sono 6 anni che faccio parte della nazionale, ho totalizzato 81 presenze e anche lì spero di arrivare a 100, ma spero di rimanere il più a lungo possibile in azzurro. Come guardi all'NBA americana? Sì, naturalmente è un campionato molto diverso dal nostro, con regole differenti, il livello non è più forse quello di una volta, nel senso che ormai a livello europeo si è avvicinato tantissimo, come dimostrano le ultime vittorie di squadre europee contro squadre NBA. Il livello ormai è molto simile, ma lì è un campionato molto diverso, un aspetto sicuro molto più l'aspetto fisico e spettacolare, qui invece molto più l'aspetto tecnico, però diciamo che sono campionati diversi, ma ognuno ha le sue attrattive. Differenze quando giochi con la tua squadra e poi invece quando giochi in nazionale, le partite sono di livello differente? Sì, innanzitutto è differente perché comunque in nazionale sono tutti giocatori italiani, tutti della stessa scuola e tra l'altro si parla anche italiano, cosa che non si fa qui, cosa che non si fa nel club, comunque sì, a livello europeo sono tutti più grossi, tutti più forti, più fisici, ma
Ripeto, la cosa sostanziale è che qui si parla italiano, in nazionale si parla italiano, mentre nel club si parla americano e di saperti adattare a diverse situazioni. Un tuo mito sportivo? Sicuramente Larry Bird, che era un giocatore NBA, un giocatore di colore bianco che a quei tempi non era facilissimo. Magari a livello fisico non era al massimo, neanche a livello di talento, però aveva un'intelligenza cestistica incredibile, riusciva a sopperire a tutte le sue mancanze. Qual è il tuo sogno nel cassetto a questo punto della tua carriera? Ma diciamo che parecchi, per fortuna, già parecchi ci sono arrivati, come quello di giocare nella Virtus e per la nazionale. Adesso penso solamente a vincere qualcosa nella Virtus, e qui a Roma purtroppo è parecchio che non si vince qualcosa di importante e vorrei riuscirci. Guardando indietro, un momento più bello e invece uno un po' più difficile della tua carriera sportiva? Ma il momento più bello sicuramente è stata la promozione in A1 con Reggio Emilia. A Reggio mi sono trovato benissimo, mi hanno accolto sempre nel migliore dei modi, e riuscire ad ottenere una promozione giocando da titolare, da protagonista, sicuramente è stato il massimo. Quanto riguarda i momenti più brutti, sicuramente sono quelli legati agli infortuni, perché puoi giocare bene, puoi giocare male, ma intanto giochi. Invece quando sei infortunato non puoi giocare, non puoi aiutare la squadra, non puoi magari aiutare a sostenere i compagni, e quella è la cosa più brutta. Ritornando un attimo indietro, parlavi del fatto che qui si parla americano. C'è qualche difficoltà ad ascoltare magari l'allenatore, a capirlo, almeno agli inizi? Sì, diciamo che i giovani fanno parecchia fatica ad inserirsi. No, io, come anche altri giocatori con un po' più di esperienza, magari ormai ci siamo abituati, però ricordo che anche io, quando a Reggio Emilia, quando i primi allenamenti con la Serie A, non capivo niente, perché anche l'allenatore, anche se italiano, parla solamente inglese. All'inizio magari facevo un po' fatica, soprattutto con i termini tecnici, però è solo una questione di abitudine. Purtroppo in Italia è ovunque così e dobbiamo adattarci. Come sei nella vita privata? Ecco, com'è Angelo Gigli in campo e invece com'è nella vita di tutti i giorni? Sì, mi piace, naturalmente, quando ho un po' di riposo mi piace staccare completamente dalla pallacanestro. Penso a tutto tranne che alla pallacanestro, passo il tempo con gli amici, cerco di svagarmi, però tutti altri mondi. Mi piace stare in compagnia, mi piace stare in tranquillità e, ripeto, cerco di sfruttare ogni singolo minuto di riposo per staccare la spina e ricaricarmi. Guardando al futuro, i tuoi prossimi impegni? Adesso devo cercare di rimettermi da questo infortunio che purtroppo mi ha tenuto fuori per le prime partite del campionato, quindi penso solamente a rimettermi in sesta e aiutare la squadra. Poi non vedo l'ora di scendere in campo quest'estate con gli europei, dove avremo una squadra molto competitiva e secondo me potremo toglierci qualche soddisfazione. E poi Londra 2012. Sì, quello è l'obiettivo un po' di tutto il movimento della pallacanestro italiana. Per farlo dobbiamo piazzarci tra le prime sei agli europei, possiamo farlo, abbiamo una squadra competitiva, ma quello penso sia l'obiettivo e il sogno di ogni giocatore di qualsiasi disciplina. Grazie di essere stato con noi, allora ti lasciamo, ti faccio un in bocca al lupo per superare al più presto il tuo infortunio. Crepi, grazie mille. A questo punto non mi rimane che chiudere questa puntata di Vite da Campioni qui dal Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano e darvi appuntamento alla prossima settimana con un'altra storia da raccontarvi, un altro campione da presentarvi. Arrivederci, buona serata!